Ciao artisti, oggi croissant fatti in casa. Prendiamo del burro ammorbidito, lo mettiamo su della carta da forno, ci mettiamo sopra un'altra carta da forno e lo stendiamo fino a farlo diventare un quadrato con una larghezza 25x25. Una volta pronto lo mettiamo in frigo. In una planetaria mettiamo 500 g di farina. Mettiamo 18 g di lievito di birra, 55 g di zucchero bianco e moscovado, 10 g di concentrato di latte, 50 g di burro morbido, 260 ml di latte tiepido, 10 g di sale. Montiamo il gancio e facciamo partire la nostra planetaria. Dopo 15 minuti il nostro impasto è pronto. Gli diamo una lavorata. Giro di pellicola e lo lasciamo riposare un'oretta. Prendiamo il nostro burro. Prendiamo il nostro impasto. Aggiungiamo un po' di farina e iniziamo a tirarlo. Aggiungiamo il nostro burro. Lo chiudiamo. Pieghiamo l'impasto. Richiudiamo. Lo copriamo con pellicola e lo lasciamo riposare in frigo un'ora e mezza. Passato il tempo, riprendiamo l'impasto. Iniziamo a tirarlo da questa parte. Lo dividiamo a metà e lo pieghiamo nuovamente. Incelofaniamo e lo lasciamo riposare in frigo un'altra ora. Passato il tempo, ritiriamo l'impasto. Una volta tirato l'impasto, lo pieghiamo a metà. Lo ripieghiamo in questa maniera. Lo ripieghiamo in quattro. E quindi chiudiamo l'impasto. Giro di pellicola e lo rimettiamo in frigo. Passato il tempo, riprendiamo l'impasto e iniziamo a tirarlo. Tiriamo via l'estremità. Dividiamo l'impasto in quattro sezioni. Ogni sezione la dividiamo a metà e formiamo dei Una volta divise, prendiamo ogni triangolo e lo avvolgiamo su se stesso. Li mettiamo su una placca da forno. Una volta pronti, li lasciamo riposare in forno con luce accesa per 3 ore. Passate le 3 ore e mezza, questo è il risultato. Pennelliamo la superficie con tuorlo d'uovo e latte. Una volta spennellati, li inforniamo con forno già caldo a 180 gradi per 20 minuti. Passato il tempo, ecco pronti i nostri croissant. Una volta cotti, li lasciamo raffreddare in una graticola per un'oretta. Ed ecco pronti i nostri croissant. Massa buoni. Beh, a sto punto, se vi è piaciuto il video, mettete un like. Ciao!